Una delle cose più clamorose che si possono ammirare all'interno di questa galleria del motorismo, mobilità e ingegno Veneto è senz'altro il motore di Bernardi. Brevettato il 22 agosto del 1882, risulta essere il primo motore al mondo funzionante a benzina. Brevettato 2 mesi e mezzo prima di quello di Benz e 1 anno e mezzo prima di quello di Daimler. Dunque è una rarità assoluta che noi possiamo esibire. Interessante è pensare che questo motore è stato progettato su una carta completamente bianca, non c'era nulla assolutamente prima di questo, se non il motore a vapore che nasce 50 anni prima. Per cui bisognava inventarsi e pensare tutto, e questo motore ha tutto quello che ha un motore moderno. Il cilindro con il suo pistone, la biella che funziona e contrappesata con un volano posteriore, il radiatore dell'acqua, le valvole di aspirazione e scarico e un sistema molto rudimentale che oggi può far sorridere di lubrificazione che era a perdere, cioè da questo barattolo, diciamo, riempito d'olio, che era il serbatoio, venivano giù delle goccine che andavano a lubrificare i vari punti vitali del motore. Ora, questo antenato proprio del motore a scoppio viene poi naturalmente con l'esperienza in pochi anni maturato, aumentato di cilindrata, questo è circa 125 di cilindrata, viene portato verso i 500 e Bernardi una decina d'anni dopo, esattamente nel 1894, lo applica in un telaio costruito appositamente e costruisce la prima automobile italiana che noi abbiamo di fianco a questo motore esposta per la gioia degli occhi.